In questo nuovo video la mia postazione cambia colorazione. Quando riuscivo a sistemare la stanza rimarrò sempre nella stanza, ma è un po' complicato. Allora, di che cosa parlerà questo video? Ho deciso di farlo perché ho fatto anche una premessa su Instagram. Allora, ho cercato online questa offerta, non l'ho trovata perché sennò l'avrei detto a molte ragazze, magari è una cosa che fa solo nel mio negozio vicino a casa. Comunque, sto parlando di Dallas, ovvero la Gardenia, come fa sempre parte della catena di limoni, quelle catene là. Non so. Gardenia non mi paga, se è chiaro, magari. Comunque, la profumeria della Gardenia, che io in questo caso ho vicino a casa mia, che è un centro commerciale, Le Fornaci, si chiama, ovvero c'è l'Ipercop, nella parte nuova, per chi conosce Torino, Vinasco. Sapete cosa mi riferisco, per chi non lo conoscesse, Torino, Vinasco in provincia di Torino, si trova questo centro commerciale che appunto all'interno ha la Gardenia, nella parte che hanno costruito nuovamente, perché sono due palazzi, però due strutture. La parte nuova c'è, cioè, questa famiglia che si chiama la Gardenia, che non lo sapevo nemmeno io. Ho passato un giorno sempre con Andrea 93 perché ho detto andiamo, faccio un giro, Andrea, alle gru, perché sei alle gru. A Lipercoop, sì, perché qua ci sono di po in tot di centri commerciali, vabbè, a parte ciò. Visto che quel giorno è 71, non passava perché noi non abbiamo i pullman, non abbiamo la macchina. L'unico pullman che porta lì non è il 71, quindi andava bene così. Siamo andati lì e sono dovuto passare in profumeria perché così volevo vedere un regalo per un'amica. Allora ho detto, beh, passo, vado a vedere un po' se cosa c'è. E ho trovato tutti i prodotti della Rimmel, che è uno scherzo, cioè sono i prodotti della Rimmel, reali, non sono usati o cose, erano tutti imballati. E io ho preso quattro prodotti, ovviamente perché non avevo tanti soldi. Devono essere di fornire alcune cose, perché cioè, non c'era già quasi niente. Che ovviamente 2 euro per dire la Rimmel, ripeto, nessuno mi paga. Allora, cosa ho preso io? La prima cosa che mi serviva era una cipria, visto che la mia è molto vampiresca, mettiamola così. Ho preso, cioè, mi ha consigliato questa qua, che non è proprio una cipria, non so se vedete, non vedete, non c'è per niente. Vabbè, è praticamente un fondotinta waterproof, cosa che mi piace molto. È un fondotinta compatto, diciamo, una polvere comunque compatta, che è anche un po' coprente, però l'importanza è che sia un po'. Diciamo che, allora, mi ha spiegato che fondotinta compatto, no transfert, controlla la lucidità per tutto il giorno, è però molto, diciamo, non è molto, sai, pastoso come fondotinta, quelle cose là. Alla fine è una cipria più coprente, ecco, mettiamo così, però è molto bella perché prima di tutto è così, classica cosa, cioè. Il colore ovviamente è molto chiaro, sembra ancora più chiaro forse in video, se riuscire a farvelo vedere bene. Comunque, per la mia pelle va bene, perché non voglio avere l'effetto ortobotanico in faccia. Poi, se ho scoperto una cosa che si è sollevata qua, viene specchietto e la spugnettina, che mi piace un casino, la spugnetta per applicarlo, anche se ho un po' paura di applicarlo con la spugnetta, vedrò se ho il pennello. E questo qua è sempre 2 euro, infatti se potete poi vedere. Ho acquistato una cosa separatamente, poi lo faccio vedere dopo. Poi ho preso questo qua, che questo qua invece è, sempre della Rimmel, faccio vedere Rimmel London, Fresh Skin, che invece è un po' ondotinta, ma non è pesante, per il semplice fatto che è, non so come farvelo vedere, è molto molto liquido. Perfetto, ho macchiato tutto il tavolo. Ah, così. È molto liquido, ma non è grasso, cioè nel senso che vedete, è una specie di pappetta. Cioè, ha riempito tutto di fondo, ha riempito di fondo, cioè non è molto, faccio vedere, è molto molto liquido. Mi infondotinto la mano, anche se non si deve mai provare nella mano, ma va bene lo stesso. È tipo così, cioè è molto leggero. Guarda, in giro con la mano. A me piace tantissimo l'odore, cioè nel senso che se lo sto prendendo dal tavolo, tanto non lo metto mai in faccia, il tavolo è pulito. La mia mano adesso no. Comunque, è più o meno così, non so la differenza, non si vede granché perché la mia fotocamera fa abbastanza schifo. Però diciamo che
ovviamente applicato con, non mi piace l'effetto maschera, sono onesta, però questo non mi dà fastidio, l'odore non è male, di solito sono di pongo, di fondotinta, almeno quelli che di solito prendo io. Adesso mi dispiace, ovviamente devo cercare di applicarlo in qualche maniera, ovviamente o userò appunto le dita, oppure cercherò un pennello adatto o qualcosa e poi pulirò il tavolo. E poi ho preso, perché negli occhi ultimamente non mi piace tanto usare colori chiari, perché insomma vado a ballare, insomma che vado a fare altro, insomma, non mi piacciono comunque tanto troppo glitterati, cioè, quindi ho scelto uno che era opaco, e ho scelto questo qua, sempre della Rimmel. Non si capisce bene il colore, infatti lo aprirò. Cioè, c'è ancora lo scorcio, penso. Che palle. Pensate, c'è ancora lo. Io devo mettermi adesso ad aprire lo scorcio in diretta, ma va bene lo stesso. Cioè, è tipo un unboxing di come aprire un ombretto. Fare? Meglio se prendiamo un po' di forbici, vabbè. Ma perché? Cioè, proprio anti-taccheggio stia a fare? Cioè, voglio capire perché. Non è che possiamo scavare e rubarci un pezzo di ombretto. Ma che ce l'ho fatta? Non ce l'ho fatta. Tutto su un pezzo. Ok. Mi sto ingegnando. Un secondo. Eccoci qui. Allora, sono uscita anche a lavarmi le mani. Così ho pulito anche più o meno il tavolo. Allora, comunque è questo qua, dopo che l'ho disintegrato dietro per poterlo aprire. Allora, è un po' piccolo, ma è lo stesso. Il colore è questo qua. Come potete vedere, non è proprio scurissimo, non è manco chiaro, dipende dalla luce. Comunque è questo qua, che appunto è. Sì, vabbè, è tutta una cosa strana. Un ombretto mono. Poi, beh, sì, serve, si può fare anche lo smucchiaio se vuoi, altra cosa che io ci tengo molto che sia un waterproof, per il semplice fatto che, ok, non è che resista tutto, però dura molto di più rispetto a un trucco non waterproof. Poi ho preso questa qua, che è una matita. Vediamo se la mettono verso giù. Faccio roteare della Rimmel, come potete vedere. Comunque, è sempre appunto della Rimmel London, appunto. E il colore non è ben definito, non è che ho detto Sara, apriamola prima. Questa non ho proprio idea di come si apre, perché l'hanno. È proprio così che ruppi la matita. E. Ah, ecco, forse ho tolto un inizio. Finì tragicamente con io che cercavo di aprire i miei trucchi. Passavo qua l'estate, anzi l'estate è finita, quindi anno scolastico. Io non potrò più dire che finirò l'estate così. Dama, ti apriti. Che l'apro? Scrivetemi nei commenti che sono handicappata, non so. Non so aprire la matita. Io odio quando mi scocciano le cose. Devo cercare di aprirli prima, solo che gli altri avevo pensato di averli già aperti, ero convinta. Adesso vediamo se riesco. Cioè, questo video dura più che io apro la roba che altro. Vabbè, questa è la matita, non si vede più che è trasparente. Non riuscivo ad aprirla, tanto penso che oggi poi se riesco la userò, quindi devo truccare. E il colore mi ha detto la tipa che dovrebbe essere, non è nero, qua c'è scritto Sparkling Black. A me sembra nero, quindi non lo so io. Voi che colore vedete? Che io sono un po' daltonica, ma io penso sia nera, poi quando la metterò vediamo. Devo aprire appunto per sapere che colore era. Scusate un secondo. Ed eccoci di nuovo, sono riuscita ad aprirla. Penso che, non so com'era la cacchiera chiusa. Comunque, scopriamo di che colore è. È nera e glitterata. Ma sembra così. Poi la blu, la più daltonica di me. Sì, in effetti contro luce sembra blu.
Però dalla mia mano non si vede, vedete, cambia in base alla luce. Perché se poi faccio così, sì, perché secondo me sono i brillanti, ma di per sé è nera. Cioè, adesso io non sono tu, qua è una cazzata. Però se la metto qua. Devo dire che per stenderla è molto bella. Mi sto truccando la cazzo di cane, però va bene, buona com'è. È molto, è pastosissima. Non si deve avere anche un brillantino nell'occhio. Ok, adesso c'è uno specchietto. Il regolare fa vedere che è molto nera. Ok, perché sennò non vedo veramente un cazzo. Dovrò rifargli poi la punta. No, devo dire che. No, così, a parte che mi sono truccato proprio alla cavolo di cane. Proprio. Poi gli rifarò la punta. Devo dire che non mi dispiace. No, molto bello. Vediamo adesso come è questo coso qua. Devo provare, proviamo tutto insieme amorevolmente. Sì, proverò le cose a cazzo di cane giusto per vedere come sono. Mi ci voleva un qualcosa, però va bene. Metto questo, lo applico così com'è. Uso proprio questo come specchietto, vi faccio vedere dopo. Allora, andiamo a vedere. Non ho idea di come si stenda sto robo. Ci sto provando. Non mi criticate per come mi trucco, ma io sono onesta, non so truccarmi. Lo uso solo qua perché voglio solo vedere come viene. Solo per gli occhi. Poi entro a struccarmi. E avrò praticamente sprecato i trucchi per niente. Allora, andiamo un po'. Sì, io di solito mi metto, allora, in questa, diciamo, la parte qua dopo, il trucco mezza faccia, cioè come nei video fighi, dove si va, la gente si trucca metà viso. Guarda come mi trucco, perché io faccio veramente schifo a truccarmi. Non so nemmeno come mi cazzo mi sto truccando. Dopo metto anche il fondotinta nei capelli. Questo per far vedere la differenza. Allora, qua. Se i capelli li mettevo da un'altra parte, però va bene lo stesso. Con uno specchietto microscopico truccarsi non è proprio massimo, come fanno molte youtuber a truccarti così, dove avere uno specchio gigante dietro. Voi direte quanto cacchio di fondotinta stai mettendo? Olio molto occhiaie. Normalmente non mi metto da salvo addosso. Allora. Ok, questa parte qua l'ho messa. Ora la luce non è una delle migliori, però era giusto per. Ora ho la mano tutta, le mani tutte imbrattate benissimo, che di più non si può. Ora, mi ci occupo un secondo le mani. Rieccoci, allora, metto faccia truccata, faccio solo così, per un po' diciamo che riesco. Allora, proviamo a usare questa cosa qua, anche se non sono molto d'accordo, però proviamo. Allora, mi sono sempre più per l'uso di, uso lo specchietto, del amato pennello, però vediamo se sto coso funziona veramente, dobbiamo seguire come sono fatte queste cose qua, quindi ripeto non guardate come mi trucco io perché io mi trucco proprio alla bella e buona. Prima che non è proprio comodissimo fare questa cosa così. Okay.
Non è molto funzionale sto specie di specchietto. Va bene per le rifiniture, ma non per truccarsi. Non so se sto togliendo il fondotinta o se sto mettendo questa cosa. Non potevo appunto aspettare di far asciugare il fondotinta perché sennò questo video durava 30 anni. Sta partendo la centrifuga. Nel frattempo finisco di truccare la roba. Sperando che non finisca tutta la batteria. Mi sto truccando proprio, lo dico proprio alla maniera bruttissima per non finire la batteria. Perfetto. Mettiamolo qua a fare che se io pulisco sempre perché mi appassisco che sono sporchi. Ok, questa parte abbiamo fatto. Ora dovrei mettermi in teoria l'ombretto al nutridrano, ma te lo metti sopra il coso? Sì, faccio così io, nel senso che prima metto la matita, poi metto l'ombretto perché se ci sono eventuali sbavature della matita, dell'eyeliner, tutto così. Perché basta tanto non toccare la matita, se viene. Devo dire che mi piace molto come tonalità. Dirò, non farò un arco perfetto perché non ho il pennello, sto usando esclusivamente le dita. Per il momento le uso, però poi rifinisco tutto con pennello, cose, eccetera. Quindi mi sto un po' arrangiando. Ok. Allora. Mi manca ovviamente il mascara, il rossetto e altre. Voilà. I capelli fanno schifo, ma. Vabbè, lo stesso. Non è parlato niente. No. Diciamo allora, una parte del mio viso è questa, l'altra parte diciamo che dai. Contando che l'ho fatto alla veloce e sembra che ho un occhio giallo, se ovviamente andrebbe rifinito meglio, sì, lo so, non sono molto pratico. Però, dai, non è male. Ovviamente ho fatto meglio. Sì, mascara, manca il rossetto, quello avrei rifinito meglio, devo farmi anche le sopracciglia, però mi manca anche il blush e tutte le cose, solo per usare appunto questi trucchi qua. Però devo dire che non è male, anche quando sono riuscita a togliermi sto coso qua, vedete che c'è ancora la linea, quell'acqua sapone non se ne va. Ma devo dire che mi piace molto, molto cremoso questa cosa qua, devo dire che adesso, devo dire che... Soddisfatta, sono della Rimmel, ripeto poi questa marca all'infinito. Allora, devo dire che il fondotinta non è, cioè magari se poi l'avrei fatto asciugare un po' di più l'avrei usato magari in una maniera diversa. Ora adesso devo fare il video, c'ho i capelli molto secchi comunque, però a parte che devo rifare la punta alla matita, per adesso sono contenta di quello che ho acquistato, a parte che sporco di fondotinta. Ho speso appunto 6 € perché ho preso inizialmente questi 3 e poi per l'ultimo ho preso la matita. Devo dire che sono molto contenta, mi hanno dato come campioncini questo, che è Dolce & Gabbana The Only One, che mi piace molto a me, se non so che fa senso che un occhio truccato, no? E poi questo qua di Gucci, Bloom Nettare di Fiori, che mi seguiranno tutte le zanzare della zona. Niente, io termino questo video qua perché dovrò anche montarlo, perché è venuto in due parti diverse per via della mia memoria del telefonino. Ora io vado a struccarmi un occhio. Perché non posso uccidere, non posso, devo andare a fare delle cose, non posso andare in giro truccata con un occhio. Ovviamente il trucco non serve così, magari la prossima volta, se riesco, cercherò di truccare con voi, cercherò di fare in qualche modo, potrebbe essere una cosa bella, magari con dei capelli migliori. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Cercate nelle vostre profumerie la Gardenia se c'è anche per voi questa offerta qua, nella mia, cioè speriamo di riuscire a prendere qualcos'altro. Un saluto a tutti, al prossimo video. Non mi criticate per come mi sono truccata, so che non sono tanto brava, ma è un po' difficile con uno specchietto piccolino. Un saluto a tutti.